Salve a tutti cari amici, Supercorris 84, eccoci qui nella nostra nuova avventura con la Ducati del team Reale Seguros. Quindi Reale Avintia Racing. Vi chiederete perché ho scelto questo team, perché tra i team che mi volevano questo è l'unico che mi dava uno sbocco ufficiale a stagione in corso. Quindi un team che non voleva per forza che facesse una stagione completa, come voleva la Honda di Lucio Cecchinello, oppure come la Ducati Enovo, che vi avevo chiesto se volevate vedere, perché chiaramente è una moto che con un team privato avrebbe richiesto tutta una stagione di stargli dietro, e io invece voglio fare delle belle prestazioni e saltare subito sul team ufficiale a stagione in corso. Quindi partiamo qui in Qatar e facciamo una bella gara. Minchia che partenza di merda. Mi butto dentro come se non ci fosse un domani. Sono partito cauto perché qua è un niente andare per terra. Che cazzo di coglione però Mir, guarda. Butto dentro, mamma mia come ho tagliato la curva. Oh, botta al compagno di team in Pramac Bagnaia. Noi abbiamo una Ducati un po' vecchia, ma la Ducati ci ha voluto forgiare con questa moto. Ah, largo. Vado sulla corsia esterna. Minchia ragazzi, oggi stanno tutti aggressivi. Chi è questo? Oh, ci incrociamo nelle traiettorie, mi riprendo la posizione. Nostra moto già danneggiata, vediamo l'aerodinamica molto semplice di questa Ducati, che non rispecchia quella del modello reale, nel senso quello attuale, non reale. Ah, perché? Adesso devo prendere il mio passo, amici, e spingere come un folle. E butto dentro Bagnaia. E vai, lungo. Purtroppo è una pista molto difficile. Se si vuole avere la possibilità di fare un sorpasso bisogna sempre osare, e non è facile osare qua. Oh, staccatona su Pecco, che va un po' largo. Vorrà incrociare Pecco. Metto sulla corsia un po' esterna. Niente, niente amici, devo rimettere il traction. Chi ha come perdere 10 anni di vita in un secondo? Un controllo almeno a uno, perché la moto è inguidabile. Guardate qua. Lo posso fare solo sul rettilineo, perché qua siamo talmente serrati nella guida che se metto a spostare i parametri ora me ne vado per terra sicuro. E dai, vaffanculo. Infatti, guarda che coglioni, cioè proprio cose assurde. C'è
Cioè ti sperono, ti danno le botte largo qua intanto. Mappatura 2, Friends. Stiamo perdendo terreno, siamo appena dentro la zona punti. Ma non mi sverniciate più il rettilineo, eh? Rimango cucito ai cordoli. Molto meglio la moto. È bastato mettere un punto in più di traction control e la moto è diventata molto più guidabile. Anche se purtroppo ha proprio un problema d'assetto nel girare. Grazie a Dio il Qatar è una pista che ha le prese, le vie di fuga molto, molto ampie e asfaltate. Devo fare quel piccolo step per poter rientrare. Moto un po' complicata, amici. Non è sicuramente la versione 2020 della Desmo 16 GP. Mamma mia, stiamo facendo fatica a recuperare, dico la verità. Moto molto impiccata. Minchia, abbiamo davanti anche Spargarò, il nostro compagno di squadra. Non ha fatto una minchia tutto l'anno scorso, quest'anno si è messo in mente di correre. Marquez guida. Staccatona qui in fondo. Il nostro Super Corris alla ricerca della posizione migliore. Abbiamo tre giri, metà gara siamo. Raga, adesso sta andando meglio, la moto si alleggerisce, riesco a guidare un po' meglio. Staccatona qui in fondo. Mi butto quasi dentro e Spargarò, che inizia a sentire la pressione di Super Corris dietro. Capisce che il suo rivale è arrivato, il suo ex compagno di squadra. Cuciti qua. Questa che è una S praticamente. Ricuciti qua. Ricuciamo anche qua. Che coglione che sono. Per entrare dentro subito ho perso tanto. Ma ci siamo, amici. Ci siamo, amici, possiamo recuperare. Sento che ce la posso fare. Anche se è durissima come cosa. Perché la nostra Ducati sicuramente non è a livello delle vetture. Sì, delle vetture, delle moto top. Ma a livello di queste che stiamo combattendo in questo momento è sicuramente a livello. Quindi non ci dobbiamo accontentare di una misera zona punti. Altri due giri. Noi vogliamo la Ducati ufficiale. Vediamo il rettilineo quanto riprendiamo l'Aprilia di Spargarò. Mamma mia, ragazzi. Quando dicevo io che l'Aprilia era una flemma. All'esterno. Salto sul cordolo come se non ci fosse un domani e lo ricaccio indietro.
Non ci pensare, Spargarò. Non ci pensare. Morbidelli Oliveira. Dobbiamo gestire anche il carburante. Potremmo arrivare addirittura a decimi se riprendiamo questi due qua. Anche perché Oliveira a decimo, mamma mia. È vergognoso. Farà questa Ducati con il carburante che finisce, il serbatoio che si svuota, diventa molto più guidabile. La parte guidata dove sono, mamma mia, impiccato come un matto. Guardate qua, sono impiccato, non riesco proprio a guidare. Però l'importante è che non abbiamo perso terreno. Ci possiamo provare all'ultimo giro su Morbidelli almeno. Stacca Donna qui in fondo, amici. Ultimo giro. Si scompone un po' la moto. No, dai, su, non mi far perdere tempo, testa di cazzo, vattene. Andiamo all'esterno e Spargarò, così se ne va a fanculo finalmente. Affronto bene le prime curve con l'approccio giusto. Oh, si muove la nostra moto come un capretto impazzito, si incapretta al top. Ma sto vicino a Morbidelli, amici. Oh, anche un colpetto a Morbidelli. Va tutto all'esterno. Taglia pure Morbido. Oh, devo girare qua, Morbido all'esterno. In accelerazione. Buona la trazione della nostra Ducati, anche se è migliore quella della Yamaha Monster Team del cazzo, Petronas Team, scusate. Ormai inizia a dare i numeri a fine gara. Ci riprova Morbido, mi dà un colpetto. Fatemi chiudere la porta qua. Ci siamo, amici. Stiamo per arrivare alla fine, anche la miscela inizia a subire. Oh cazzo. No. Vado sulla traiettoria esterna. E vai, Morbido è lontano. Ho dovuto lasciare la centralina a zero addirittura perché stava per finire la miscela. E vai, buona amici. Buona, buona, buona. Festeggiamenti del podio. Guardiamo Dovizioso secondo, Petrucci quinto, quindi MotoGP. Francamente vince Marquez, andiamo a vedere. Undicesimo posto, amici. Francamente siamo dietro solo le April e le Ducati ufficiali e quella di Jack Miller. Ci siamo messi dietro Bagnaia, ci siamo messi dietro Zarco, ci siamo messi dietro Rabat, che è nel mio stesso team. Quindi gara molto bella, amici, sono sereno, è partito bene questo mondiale, il livello si è sicuramente alzato perché le moto sono state sviluppate rispetto all'anno scorso, quindi cerchiamo di fare un grande mondiale e di prenderci la Ducati ufficiale stagione in corso. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima di MotoGP.